Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi un po' di rumors, ma non riguardo la WWDC, anche se vi farò un accenno, ma più che altro di quello che vedremo a settembre. Quindi sì ragazzi, ci stiamo avvicinando sempre di più, il tempo sta volando, ci troviamo già praticamente a metà maggio, ci stiamo avvicinando a inizio giugno e quindi con inizio giugno anche alla WWDC annuale, dove verranno presentati principalmente i nuovi sistemi operativi. Nuovi sistemi operativi che, come di consueto, anticipano le novità hardware che vedremo a settembre. Quindi in questa WWDC 2022 verranno presentati i nuovi iOS, quindi il nuovo sistema operativo degli iPhone, il nuovo WatchOS, quindi il nuovo sistema operativo dell'Apple Watch e così via, quindi anche macOS, tvOS e tutti quei sistemi che abbiamo imparato a conoscere. Brevemente vi dico che ci si aspetta un evento in teoria molto più interessante che rispetto a quello dell'anno scorso, che è stato deludente e di poco ragazzi, e quindi ci si aspetta qualche novità in più sia su iOS, dove ci si aspetta delle nuove funzionalità ma non lato design, quindi non vedremo nuove icone o comunque un nuovo redesign di iOS purtroppo. Magari forse le icone sì, ma ci si fermerà lì, ecco. Però ci si aspetta tante belle novità. Ci si aspetta novità anche per iPadOS, anche se ci sono meno rumors a riguardo. Così anche come per macOS, praticamente zero rumors, tranne per il nome, dovrebbe chiamarsi Mammut, una roba del genere. Mentre uscito ora, veramente da giorni, un ultimo rumors che invece parla di WatchOS 9, quindi il sistema operativo dell'Apple Watch, come veramente interessante. Il più grande upgrade dalla uscita effettivamente dal debutto di WatchOS, quindi su questo ho veramente tanto hype, anche se ragazzi vi consiglio anche a voi, tenetevi le aspettative molto basse perché è meglio rimanerci leggermente non delusi, ma se avete le aspettative basse rimarrete meno delusi, ecco, quindi tenetele basse. Ma oggi sono qui per parlarvi dei rumors riguardo l'evento di settembre, perché già si parla, in realtà si parlava da quando era uscito l'iPhone 13, si parla già dell'iPhone 14, così anche come di Apple Watch Series 8. Partirei dall'Apple Watch ragazzi, perché si dice le stesse cose che si dicevano l'anno scorso del 7, che poi sfortunatamente non si sono avverate, sfortunatamente o fortunatamente per alcuni, dipende dai punti di vista, ovvero quello che Prost ritorna con dire che l'Apple Watch Series 8 sarà squadrato, avrà un design squadrato, quindi non avremo più questo design tondeggiante che abbiamo imparato a conoscere ad amare, avrà il display sempre uguale al Series 7, perché a questo punto io penso ragazzi che effettivamente Apple lo voleva fare per il Series 7, ma per qualche strano motivo ha avuto qualche problema nella produzione e quindi hanno accantonato quest'idea per l'anno successivo, quindi per il Series 8. In più dovrebbe avere anche un nuovo sensore per la temperatura corporea, quindi ci potremo misurare la febbre con l'Apple Watch. È bello, è interessante. E diciamo che le novità dovrebbero finire qua, perlomeno i rumors si fermano qui. Nessun sensore per la glicemia, perché per quello ragazzi bisognerà aspettare veramente tanti anni ancora, perché non è un sensore molto leggero, ecco, bisogna stare uno attenti, perché se vi danno un risultato sbagliato ragazzi potete mettervi seriamente a rischio la vostra salute mentale, nel senso che vi spaventate eccetera eccetera, quindi deve essere ovviamente sicuro da quel punto di vista, e bisogna trovare un modo per non bucarti la pelle ogni volta, perché cioè solo come fai, quindi ecco un po' complicato avere quel sensore lì. Però dai, avremo il sensore per la temperatura, non dovremo più comprare i termometri, ce l'avremo direttamente sul polso. Quindi accantonato l'Apple Watch, che alla fine è questo, ma se effettivamente ci sarà una grossa novità su WatchOS, diciamo che le novità si vedranno dopo la WWDC. Ora vorrei parlarvi però dell'iPhone, iPhone 14 e iPhone 14 Pro. La nuova lineup dovrebbe comporsi sempre da 4 iPhone, ma questa volta sembrerebbe che dovremmo dire addio all'iPhone mini. Infatti l'iPhone mini dovrebbe purtroppo scomparire dalla lineup dei prossimi iPhone e dovrebbe essere sostituito da una versione Max, quindi da un opposto all'altro completamente. Infatti, visto che molti amano la versione Max, diciamo che se volete la versione Max dovete per forza di cosa andarvi a prendere il Pro. Ma a tutte le persone che non frega nulla di avere una fotocamera in più, di avere materiali diversi eccetera eccetera, sicuramente questa è una buona scelta, perché potrete andare a prendere la versione Max del
dell'iPhone normale, tra virgolette. Quindi avremo l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max. I prezzi in teoria dovrebbero rimanere quelli attuali, ovvero in realtà no, perché l'iPhone quello 14 normale dovrebbe prendere il prezzo dell'iPhone, dell'iPhone 13 mini, mi sto confondendo tantissimo, e mentre il Max dovrebbe avere il prezzo dell'attuale iPhone 14. Si dice che potrebbero aumentare i prezzi soprattutto delle versioni Pro, ma non ci credo tantissimo, nel senso che ogni anno si vocifera questa cosa, ma alla fine non si avvera mai. Poi staremo a vedere, ragazzi, ora i tempi sono decisamente cambiati nuovamente. Se prima avevamo il Covid, adesso abbiamo anche la guerra, quindi non si può mai sapere questa cosa. Staremo a vedere, io ovviamente spero di no, o comunque se dovranno aumentare minima parte, ecco, già 100 euro secondo me inizierebbero ad essere tantini. Quindi, confutato questo, messo in punto qua come sarà la lineup, dovremmo vedere però una cosa un po' strana. Perché gli iPhone 14 normali, beh, avete presente gli iPhone S? Ecco, gli iPhone 14 normali dovrebbero essere una versione S della versione normale di quest'anno, quindi dell'iPhone 13, design completamente identico, solo con la differenza che non c'è più il mini ma ci sarà il Max, e dentro avremo anche lo stesso processore, ragazzi. Avremo lo stesso schermo, magari nuove colorazioni, ma finisce lì. Quindi chi andrà a comprare un iPhone 14 avrà praticamente un iPhone 13, magari con un nuovo colore esclusivo. Chi avrà il Max avrà un po' di novità, perché ovviamente è un modello più grande, però alla fine siamo lì. Mentre per la versione Pro dovrebbero esserci un po' più di cambiamenti, come per esempio il nuovo processore, quindi il nuovo A16 dentro avremo di Apple. C'è chi parla anche di un M1 dentro l'iPhone, io onestamente non ci credo, potrebbe anche essere, questo non lo metto in dubbio, però mi sembra un po' strano. Quindi probabilmente vedremo l'A16, che dovrebbe essere comunque potentissimo, quasi al livello dell'M1. Dovremmo avere sempre tre fotocamere, ma di nuovo si ingrandiranno nuovamente, proprio come da quest'anno, che sì, sul Max leggermente, mentre sul Pro normale di più. Però dovremmo anche vedere un grosso cambiamento quest'anno anche sul Max, perché la fotocamera passerà da 12 megapixel a 42 o 48 megapixel. Potremmo registrare dei video fino in 8K. Vorrei sapere a chi servirà, visto che i televisori 8K se ne vedono pochissimi, cioè nelle case penso nessuno lo ce l'abbia ancora, a meno che non siete ricchi, però va bene e buon per voi, sono contento. Però ecco, per le persone normali sarà un po' una funzionalità inutile, e anche per questo spero che il nuovo iPhone parta da 256 giga, perché già quest'anno la cosa di avere il ProRes, ma che gli iPhone partono, i Pro, ancora da 128, è stata un po' una cosa meh. Quindi se il prossimo anno si potranno registrare video in 8K, per favore Apple, metti la base a 256, che oserei dire che sarebbero anche pochi per registrare video in 8K. Non li userò mai, ma non avrebbe comunque senso, perché andreste a comprare un modello castrato già dall'inizio, quindi va bene. E quindi dovremo vedere delle grosse novità lato fotocamera. Io spero ci sia anche una grossa novità in fatto di zoom, perché un 3x ottico inizia ad essere un po' pochino, soprattutto visto la concorrenza, soprattutto visto anche Samsung con il suo 100x, che sì, 100x è un po' inutile, ma già avere un 10x ottico io lo gradirei molto. Perché poi, ragazzi, non so se avete visto i tutti i meme, no? Faccio la foto alla luna con il Samsung, si vede bella tutta la luna, e poi faccio la foto alla luna con l'iPhone, un puntino dove neanche si vedono i craterini della luna. Sì, fa molto ridere, però una volta hai fatto la foto alla luna, una volta la luna è quella, sì, ok. Quindi possiamo discutere anche sull'utilità da questo punto di vista, però stiamo divagando. Dovrebbe esserci anche novità riguardo il design, sì, soprattutto davanti. Davanti dovremmo avere la scomparsa del notch in favore della pillola con la striscetta. La famosa pillola con la striscetta, che riprende un po' la vecchia, diciamo, capsula e fotocamera dell'iPhone 4. Quindi possiamo dire che in un certo senso è già iconica come cosa. Cosa che, ragazzi, non vi ho detto prima, non dovrebbe cambiare invece sugli iPhone normali, quindi sugli iPhone 14 non Pro. Sugli iPhone 14 non Pro rimarranno con il notch come quello attuale, quindi completamente identico. Per questo vi dico che sarà praticamente un iPhone 13 SS, cioè nel senso non cambierà praticamente nulla, almeno così dicono i rumors, poi magari non accadrà.
Ricordate sempre che questi sono rumors e come tali vanno presi con le pinze. Però se effettivamente sarà così, ragazzi, non so veramente a chi consiglierei l'iPhone 14, onestamente. I Pro, ragazzi, avranno qualche novità in più. Sicuramente non sarà una roba stravolgente, non sarà la generazione che vi farà dire wow, allora passo dal 13 al 14 perché già cambia tanto, dal 13 Pro al 14 Pro perché già cambia tanto. Non sarà così, ragazzi, aspettatevi un aggiornamento molto striminzito, sicuramente più forse dell'iPhone 13, dall'iPhone 12 all'iPhone 13, però ecco, secondo me sarà l'ultima generazione prima di un cambio vero, perché ricordatevi che Tim Cook aveva detto che dopo l'iPhone 10 ci sarebbero state una generazione di iPhone, una nuova per completa generazione dell'iPhone ogni 3 anni. Quindi il prossimo sarebbe il terzo anno e poi ci sarebbe il quarto, dove effettivamente potrebbe cambiare qualcosa, dove già si dice che l'iPhone 15 avrà la USB-C, cosa che il 14 ancora avrà il Lightning, e niente. Quindi ragazzi, questo dovrebbero essere un po' le panoramiche di questi nuovi iPhone. Sicuramente io lo comprerò come ogni anno, perché poi venderò lui a luglio, verso luglio, e già ho un po' di, non senso di ansia, però un po' di sbatti, perché vendersi l'iPhone, ragazzi, non è mai una cosa così, ecco, leggera, perché in un certo senso ti ci affezioni quasi, però poi dici no, voglio un nuovo modello, eccetera eccetera. Poi avendo anche il canale e tutto quanto, vi voglio portare sempre un po' di novità in più. Quindi ragazzi, ditemi voi magari cosa ne pensate di questi nuovi iPhone, di questi nuovi Apple Watch, cosa vi aspettate anche dalla WWDC, che è veramente imminente. Quindi se vi va, magari lasciatemi un commento, e se vi è piaciuto il video, vi ricordo che mi potete lasciare un like, iscrivervi al mio canale, mi fareste veramente un grandissimo piacere, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!